cos'è lo SNES Project? Cominciamo da questo elemento di base. Lo SNES Project è una mia idea, come ho detto all'inizio della Masetona, di realizzare un archivio video di tutti i giochi per il Super Nintendo, delle uscite europee e americane. Ho già iniziato a fare questo lavoro e lo potete vedere sia qui su Twitch sia sul mio canale YouTube che trovate qui nei socials. C'è il mio Telegram e sotto c'è il canale YouTube. Nel dettaglio della mia pagina Twitch potete anche vedere i giochi che abbiamo già giocato. Io avevo cominciato seguendo un ordine alfabetico. Ho deciso poi di andare un po' ad cazzum, perché altrimenti ci saremmo trovati a giocare titoli consecutivi. Breath of Fire, Breath of Fire 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4 e Final Fantasy 6. Quindi sarebbe poi diventato pesante portare titoli consecutivi. Per questo ho deciso di andare con diciamo un'idea leggermente diversa e quindi di spingere di più sull'andare su un concetto un po' randomico. Quindi l'obiettivo finale è quello appunto di realizzare questo archivio video. Le prime live erano senza microfono e senza webcam, alcune puntate hanno webcam e microfono, spero di riuscire a farle tutte quante con webcam e microfono. Quindi l'obiettivo è avere un archivio video di tutti i giochi del Super Nintendo e successivamente dare anche una tier list completa di tutti i giochi del Super Nintendo. Ho già realizzato, perché è la tier list io la sto costruendo in tempo reale, cioè in tempo reale, la sto costruendo seguendo appunto quello che è i titoli che sto finendo e possiamo andare a vedere insieme quali sono i titoli che ho già completato e parlarne brevemente. Allora, ho inserito nei non classificati i titoli che appunto non possono essere classificati, cioè Looney Tunes Animal Factory, che è appunto un giochino tipo Mario Paint stesso non l'ho classificato per quanto è un titolo incredibile, i Geopardy, perché è Geopardy, cioè che vuoi fare, i Mario Early Years sono giochi educativi per bambini e il Fun and Games Paint Game Music and Style. E ci sono poi dei titoli a cui ho dato una votazione che va da F ad S. In F ci stanno Mario's Missing e Mario's Time Machine. Vi consiglio di vedere i video dell'Angry Video Game Nerd al riguardo. Sono due titoli di Mario che erano usciti sul Nintendo, sul NES, e saranno riproposti su Super Nintendo e sono dei giochi finte educativi, realizzati però molto, molto, molto male. ActRaiser 2 è un seguito del primo ActRaiser sviluppato dalla Enix. Questo qui è un action gestito veramente veramente male, difficoltà troppo alta, il personaggio è troppo grande all'interno dello schermo ed è un po' troppo impedito e non può evitare i nemici, la difficoltà è incredibilmente alta anche al primo livello. In E ho messo i giochi che al momento diciamo non sono proprio il top del top, ma hanno comunque molti, molti difetti. Tra questi noi troviamo Le avventure del Dottor Franken, che è un gioco dove noi siamo, non siamo il Dottor Frankenstein, ma siamo il mostro di Frankenstein, molto cartunesco, il personaggio di Frankenstein infatti ha gli occhiali da sole. Metal Zarco, ciao carissimo, grazie per il follow e benvenuto alla Masetona. Qualcuno ha detto Masetona? Esatto! Ciao carissimo e benvenuto, un piacere averti qui. Stiamo parlando dello SNES Project, la mia idea di realizzare un archivio video di tutti i giochi del Super Nintendo e classificarli all'interno di una tier list. E sto commentando la tier list. Ma sono quindi solo giochi Nintendo? Nel senso, non ci saranno giochi che sono usciti anche su altre piattaforme? No, ci sono anche titoli usciti anche su altre piattaforme. L'idea è quella di avere tutti i giochi che sono usciti in Europa e in America, che sono circa 773, e li possiamo vedere qui. Quindi ci sono anche giochi che sono usciti su altre console. Come dicevo, L'avventura del Dottor Franken è un titolo platform dove però i comandi non sono proprio gestiti al meglio, il personaggio scivola molto, non si ha un buon controllo dei salti, non si sa bene cosa si deve fare e quindi io l'ho messo in E.
Capitan American and the Rise of the Avenger è un titolo picchiaduro, un beat 'em up, che purtroppo ha un grandissimo difetto: i controlli. C'è un input lag che fa spavento. Graficamente il gioco è molto poco ispirato e diciamo, sicuramente si poteva fare di più per questo gioco. Miss Pac-Man. Purtroppo, Cristian Tognon, benvenuto, benvenuto nel garage del Maserati, benvenuto in live, grazie per il follow e benvenuto alla Masetona, la maratona speciale di oggi dove facciamo di tutto e di più. Punto esclamativo social per seguirmi su YouTube o per seguirci sul Telegram dove potete recuperare il... diciamo quello che è il palinsesto di questa Masetona con lo sfondo realizzato dal bravissimo Maraishux che ha fatto un disegno della Madonna. Miss Pac-Man ha un problema. L'unico problema che poteva avere Miss Pac-Man sono i controlli. Miss Pac-Man ha un input lag stranissimo. È quell'input lag che non ti permette di essere preciso nei momenti di difficoltà, quei momenti in cui tu superi l'angolo per poter spostare. Appunto, la protagonista e poter evitare i fantasmini, ti trovi inevitabilmente quindi a sbattere contro i muri e a essere sconfitto e mangiato dai fantasmini. Indie ho messo titoli che sono validi, cioè sono comunque, grazie geniale per esserti aggiunto al garage. Sono titoli comunque che sono degni di rispetto, insomma, ma diciamo, potevano realizzarli un pochettino meglio. Qui ci sono diversi titoli. Real Monsters è da una serie animata uscita soltanto in America di tre mostriciattoli che dobbiamo controllare in un platform abbastanza carino, ma ce ne sono di meglio nell'universo del Super Nintendo. Monday Night Football è un gioco di football senza infamia e senza lode. Fatal Fury è un picchiaduro a incontri carino. Poco ispirato, pochi personaggi che puoi selezionare, le combo non entrano sempre, titolo SNK, il primo di una serie, diciamo che i successivi sicuramente andranno a migliorare. Three Ninjas Kickback, recupero di un film sui ninja uscito in America, di cui non ricordo il nome, anche questo è un platform particolare, non bellissimo nelle meccaniche, neanche particolarmente ispirato, sicuramente, però diciamo quando inizi a prenderci la mano può anche essere divertente. Boss fight carine non sono difficili, boss fight è più difficile andare a gestire i combattimenti con i nemici, non ci sono tanti recuperi della salute e diciamo bisogna un attimino abituarsi ai personaggi. Rocky Bullwinkle and Friends. Questo è un cartone americano che non ricordo se è arrivato in Italia con questo alce e questo coso. Il platform non è uno dei migliori platform che potete trovare su Super Nintendo. È degno di una prova, sicuramente. Ma vi dico, su Super Nintendo c'è sicuramente di meglio. Evo Search for Eden. Ricordate, oddio, come cazzo si chiama quel gioco? Maledizione, non mi viene il nome adesso. Di quello lì, di quel giochino del cazzo. C'era un gioco per PC dove noi potevamo controllare un alce e uno scoiattolo volante. Sì, è qualcosa. Diciamo, è tipo, non è Rocket, ma è Rocky. Però sì, è quello lì. Evo Search for Eden è un gioco della Enix molto particolare, ricorda un pochettino Spore. Ricorda un po' Spore. Noi infatti qui cominciamo proprio dai primordi della preistoria, controllando un essere acquatico, un pesciolino, dobbiamo mangiare e attaccare gli altri pesci per poter acquisire punti evoluzione, per poter evolvere la nostra creatura, poter andare avanti, diventare poi un dinosauro e così via e così via. Non è come Spore che da controllare una cellula iniziamo poi a controllare una civiltà a livello diventando poi un gioco strategico, diciamo, si mantiene su una sorta di action RPG. Perché l'ho messo in D, nonostante Ivo meriti magari una posizione in C o una posizione in B? Perché Ivo Search for Eden ha un problema che è la prima boss fight. La prima boss fight è gestita in un'arena
dove non ti è ben permesso schivare, affronti un boss che è 10 volte più grande di te, fa tantissimi danni e non c'è effettivamente una possibilità concreta, di una strategia concreta per poterlo sconfiggere, anche se tu ti metti a farmare come il pazzo per sviluppare tutte le evoluzioni possibili del tuo personaggio. E per questo l'ho messo in D. In C troviamo giochi sufficienti, bei titoli per Super Nintendo, molto validi, ma diciamo che sono sulla sufficienza, ma potrebbero, diciamo, ambire a qualcosa di più. In questo ci ho messo 90 Minutes, un gioco di calcio molto average, diciamo, si lascia giocare, un po' complesso dal punto di vista del tiro, i portieri sono fortissimi, però va così. Il primo di tre giochi della famiglia Addams, The Addams Family, questo è Purely Bubsley Scavenger's Hunt. Questo qui è un platform della famiglia Addams, però che non riprende la famiglia Addams dal punto di vista della serie e dei film, ma la serie animata. Molto carino, molto difficile per essere un platform, ma i comandi sono abbastanza precisi, bisogna prenderci un attimino la mano, ma è sicuramente un titolo a cui consiglio tutti quanti di andare a provare. Le avventure di Batman e Robin è il picchiaduro a scorrimento, il beat'em up della serie animata di Batman e Robin, graficamente è incredibile, sicuramente molto difficile, e le boss fight sono abbastanza complicate. Quindi c'è una forte componente di trial and error ed è quello che l'ha portato in C, altrimenti sarebbe stato un titolo, vi dico, da A. E non ci sono checkpoint tra l'inizio del livello e la fine del livello stesso. Io ho perso diversi tentativi soltanto per far fuori la prima boss fight. Breath of Fire, gioco della Capcom, se non vado errato, un RPG molto carino, Breath of Fire, il primo Breath of Fire. Trama molto semplice. Breath of Fire è uno di quei JRPG, io li chiamo small numbers, nel senso che anche arrivando a livello massimo, diversamente da Final Fantasy che fa i 9999, si mantiene molto contenuto nei numeri. Le battaglie sono interessanti, l'ambientazione di gioco è carina, i personaggi sono sicuramente interessanti. Non è così complesso strategicamente nell'affrontare le boss fight, e col fatto che i numeri siano contenuti, puoi anche fare previsioni di ok, mi farà questo danno, non devi farci tanta matematica indietro. Arriviamo a B. B sono titoli da 8, per intenderci, da 8 su 10. Ci sono 4 titoli al momento, ma il gioco dei Power Rangers è S perché piace a te? Sì. Lo dico senza mezzi termini. Il gioco dei Power Rangers è S perché piace a me. Sì. Sarebbe da B. Il gioco dei Power Rangers andrebbe dove sta Batman Returns. In B cosa abbiamo? Abbiamo il primo Actraiser. Si parla di retro gaming, sì. Si parla di Super Nintendo. Questa è una tier list parziale dei giochi Super Nintendo che ho giocato in live. L'idea è di giocarli tutti. Actraiser lo metto in B perché questo gioco della Enix è molto particolare. È un gioco ibrido. È un tower defense, gestionale e action RPG. In pratica, Actraiser funziona in questo modo: la terra è stata conquistata dai demoni. Noi siamo una divinità che deve salvare queste civiltà. C'è una fase, tra virgolette, gestionale tower defense, dove noi diciamo ai popolani di andare a ricostruire la città, quindi di espandersi all'interno della mappa, mentre noi controllando un angelo, un cupido, con le frecce eliminiamo i demoni che stanno catturando appunto i nostri poveri popolani mentre ricostruiscono le città. Nel ricostruirla trovano dei luoghi da dove la malignità sta fuoriuscendo. E noi con il nostro personaggio, quindi poi ci avventuriamo all'interno di questi dungeon, dove il gioco diventa un beat'em up a scorrimento con boss fight finale. Actraiser lo metto in B perché
per un solo motivo: l'ultimo dungeon. Nell'ultimo dungeon noi affrontiamo una boss rush, dove noi affrontiamo tutti i boss affrontati precedentemente. Dopo la boss rush affrontiamo il boss finale. Il che mi starebbe bene se non fosse che non c'è alcuna possibilità di recupero né durante la boss rush né contro il boss finale. The Addams Family è il secondo dei tre titoli usciti su Super Nintendo della famiglia Addams. Anche questo è un platform. In questo caso è un platform che riprende invece le caratteristiche più dei libri e dei film della famiglia Addams, molto valido come platform, si lascia giocare, molto godibile. Se si è un fan della famiglia Addams è sicuramente un titolo da provare. Batman Returns recupera il film del ritorno di Batman contro il pinguino. Beat 'em up a scorrimento, molto divertente, ha quelle trame dark molto scure del Cavaliere Oscuro, appunto, per quelle tinte molto noir che aveva questo titolo, anche leggermente horror, se possiamo dirlo. L'ho messo in B e non in A perché diciamo la parte beat 'em up si gioca bene, le boss fight sono un po' meh, e c'è una sessione sulla Batmobile che poteva essere realizzata sicuramente meglio. Addams Family Value, l'ultimo titolo della trilogia. Addams Family Value, noi controlliamo lo zio Fester e diciamo si gioca in una sorta di action, però in visuale dall'alto, tipo isometrico, un po' alla Diablo, se ci possiamo intendere. Quindi già dette queste cose qua, vi ho spiegato che il titolo è sicuramente è molto molto valido, ben gestito, ben equilibrato, belle mappe, molto vario, c'è qualche enigma, si livella, è un bel titolo, è veramente un bel titolo, ve lo consiglio. Vi consiglio di giocarlo con una guida perché non sempre è chiarissimo dove si deve andare. In A ci metto i titoli che sono da 9 o tra virgolette da 10, che separo dagli S perché la differenza tra gli A e gli S è che gli S hanno quella punta di personale, hanno quella punta per dire per me questi sono a un altro livello. C'è The Seventh Saga, che è un gioco di ruolo della Enix dove si controllano al massimo due personaggi. Ed è un gioco di ruolo che io consiglio a tutti di giocarlo, perché è... la storia è incredibile, ha una storia molto bella, ti viene voglia di rigiocarlo perché ogni personaggio ha le sue peculiarità, nonostante ci siano dei personaggi che sono più forti rispetto ad altri, però ha un piccolo scoglio di difficoltà all'inizio, nel senso che un po' troppo farmoso per essere un gioco di ruolo, però dà molte soddisfazioni, graficamente è incredibile, molto bello, il sistema di combattimento a turni ti entra chiaro in testa da subito, e per essere un gioco di ruolo uscito su Super Nintendo è sicuramente molto molto valido. Hero Fighters è un gioco in un bullet hell, dove noi controlliamo però degli aerei effettivi, si scelgono tra diversi aerei. Qui c'è l'F-14, che è uno dei miei aerei preferiti, l'F-14 Tomcat, che è l'aereo di Top Gun, è il mio aereo preferito. Io sono un grande fan di giochi arcade di aeronautica. Io infatti sono un grandissimo fan degli Ace Combat, proprio perché il mio film preferito è Top Gun, così come Top Gun Maverick, che è un altro film che io adoro, e quindi sono molto legato anche agli aerei che si vedono in Top Gun, cioè appunto l'F-15 o l'F-14 Tomcat, mo c'ho il buco di memoria perché non citano mai l'aereo degli americani, ma citano spesso il MiG-28, che è quello che affrontano nel film, nel Top Gun classico. Invece in Top Gun Maverick loro guidano degli F-18, mentre l'avversario è definito come un aereo di quinta generazione. Gli aerei di quinta generazione sono aerei o cinesi o russi, quindi diciamo, visto che il primo Top Gun era uscito in guerra fredda, bisogna far vedere che gli americani erano più forti dei sovietici. Maverick invece non potevano essere così palesi. Hero Fighters comunque è una conversione di un gioco arcade, ve lo consiglio. Cosa molto curiosa, non l'ho approfondita questa parte qua, il boss finale
è randomico tra tre possibili. Ora non so se dipende in base a come arriviamo alla fine, perché i livelli sono quelli, però con lo stesso aereo voi potete affrontare boss diversi. Mega Man X è l'evoluzione di Mega Man arrivati su Super Nintendo. Dopo sei capitoli sul NES e un settimo su Super Nintendo, la gente si era iniziata ad annoiare. Mega Man X introduce trama, che è molto più approfondita rispetto a quella che può essere quella un po' più banale del Mega Man classico. Si sente il progresso di Mega Man, perché noi all'inizio affrontiamo Viola, Viola, una roba del genere che ci spacca il culo, ma arriva Zero a supportarci, e quindi noi sentiamo il progresso del personaggio fino a poi, appunto, a far fuori Violet e poi il nemico finale. Cosa molto fica che Mega Man X dopo lo sposti in tripla S, vero? Guarda, non l'ho messo in S perché io voglio giocare i Mega Man 2 e 3 che non ho mai giocato. Io sono molto legato a Mega Man 5 per PlayStation 1. Quello è Mega Man X5 che è molto bello. L'ho messo in A perché voglio provare gli altri. E sicuramente poi potrei spostarlo in S se Mega Man X risulta di essere il migliore. Meriterebbe la S perché ti danno la Dooken come potenziamento. A un certo punto hai la Dooken. King of Dragons della Capcom, il 4 però oggettivamente il migliore. King of Dragons, conversione arcade della Capcom, è un beat'em up a scorrimento ambientato nel periodo del romanzo, diciamo del fantasy medievale di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Molto carino, c'è un sistema di level up, combattendo la nostra arma e la nostra armatura migliorano anche visivamente. Non l'ho messo in S perché la versione console non ti permette di aggiungerti il numero di continua, quindi ci può stare come cosa, ma è il motivo per cui l'ho messo in A. Ora parliamo dei 5 titoli che ho messo in S. Knight of the Round, sì, qua è richiamato. Ah no, scusami, quello è Knight of Round, King of Dragons è un altro. King of Dragons è un gioco ambientato sempre a scorrimento, sempre con versione di un gioco arcade, però King of Dragons è ambientato in un fantasy medievale, ma si selezionano le classi come se fossero in Dungeons and Dragons. Salgono di livello, difficilotto, ma comunque molto godibile. Hai ragione, è Knights of the Round, quello medievale. Quello con Lancillotto, Artù e... Non mi ricordo il terzo tizio perché non lo prendevo mai. Parliamo dei giochi in S. Mighty Morphin Power Rangers sta in S perché sono i miei Power Rangers preferiti. È un beat'em up a scorrimento. Non è da S, ragazzi. È da S perché il mio gioco, perché sono i Power Rangers. Ma sarebbe da B. La parte normale sarebbe da B. La parte col Megazord che diventa picchiaduro sarebbe da S perché è troppo figa la parte col Megazord. Che sono i livelli finali. I livelli finali col Megazord sono bellissimi perché soltanto Percival. Possibile che sia Percival, sì. Final Fantasy 2 e Final Fantasy 3. Parliamo di Final Fantasy 4 e di Final Fantasy 6. Final Fantasy 6 l'avete appena visto. Cioè, non puoi non metterlo in S. Final Fantasy 4 è la grande evoluzione che ci si aspettava da Final Fantasy nel passare da 8 a 16 bit. Sakaguchi finalmente può raccontare le storie che vuole raccontare, i personaggi hanno dei loro nomi, i personaggi adesso hanno una scrittura. Il nemico finale di Knights of the Round, il nemico finale di Knights of the Round, ma sai che io non me lo ricordo il nemico finale di Knights of the Round. La mega armatura. La mega armatura di... Non mi ricordo. Garibaldi con la faccia di Dante Alighieri. Cazzo, dopo ce la facciamo una run su Knights of the Round, vediamo se ci arrivo. Final Fantasy 2, come dicevo, bellissima storia, la storia di Kane, di Rosa, di Cecil, cavaliere, uno dei cavalieri neri dell'impero che diventa paladino, la storia dei gemelli maghi, è veramente Final Fantasy 2, cioè Final Fantasy 4, veramente bellissimo, che vi consiglio di giocare. Se c'è su Fightcade, fammelo assieme. Sì. Per favore, sì. Street Fighter 2 Turbo è in S perché è il mio primo gioco per Super Nintendo, ma anche perché è Street Fighter 2. Street Fighter 2 è il picchiaduro che ha dato il là a Street Fighter. Ne sono uscite 159
versioni diverse di Street Fighter, cioè la 2 Turbo, la 2 Turbo Plus, 2 Turbo Plus e EX Alpha, cazzi in culo fortissimi. E poi c'è Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 1 sviluppato dalla Rare, platform con protagonista il figlio del Donkey Kong originale, con Diddy Kong, che ha dato inizio alla lore dei Donkey Kong, grafica forse una delle migliori su Super Nintendo, host sicuramente di livello altissimo. Donkey Kong Country verrà sconfitto soltanto dal mio gioco preferito di sempre, che è Donkey Kong Country 2, che non vedo l'ora di giocare in live con voi perché, ragazzi, quello non si batte. Quello è il mio gioco preferito di sempre, colonna sonora migliore di sempre, c'è il mio livello preferito di sempre di qualsiasi gioco mai fatto, e sicuramente merita di stare in quella posizione. Questi sono i giochi che finora ho giocato su Super Nintendo. Già scaricato Cotro. Qui c'è su Fightcade? Serio? Ma tu non mi dire queste cose. Tu non mi dire questo. Perché non c'è il login? You are using updated version of Fightcade doesn't update, please don't. Scusate ragazzi, si è. Ha sclerato Fightcade. Ecco qua, sì. Ma che cazzo? Continua il download. E devo aggiornarlo, non scaricarlo. Ma perché non si esce? Infatti, ma è partito da solo l'update poi. Ma che cesso. Ragazzi, quando io finirò questo progetto, come vedete, allora vi posso già dire, guardando velocemente, qua vi dico già altri possibili esse. Allora, sicuramente Chrono Trigger va in S. Chrono Trigger è troppo forte. Chrono Trigger va in S. Cosa può andare altro in S? Doom sarà da S o da A, semplicemente perché Doom è la miglior trasposizione della sua versione PC su Super Nintendo, penso sia la migliore. Lo batte soltanto forse il 3DO. Sì. Diddy Kong Quest, che sarebbe Donkey Kong Country 2, va in S, sicuramente. Qualche altro. Final Fantasy Mystic Quest andrà in B. Se ve lo state chiedendo, che ci sta più qui? Che potrebbe. International Superstar Soccer Deluxe va in S, Soccer Classico va in A. Ve lo dico già, però li giochiamo prima. Knights of the Round va in A. Killer Instinct va in A perché c'è la versione arcade che è meglio. Mega Man X 2 e 3 li proveremo e vedremo qual è il migliore. I Mortal Kombat non andranno in S perché le versioni su Super Nintendo sono un po' sono un po' NBA Jam va in A. No, NBA Jam va in S. NBA Jam è un gioco da S. Non si scappa da lì. Poi vediamo un po'. R-Type no, va in A. R-Type è da A, ma va rigiocato. Io li gioco prima e poi vi dico. Cioè, li giochiamo insieme e poi vi dico. Soccer Kid va in D. Me ne frega un cazzo. Soccer Kid è da D. Star Fox va in S. Star Fox 2 c'è, ma non lo considero. Maximum Carnage va in S. Spider-Man Maximum Carnage è forse uno dei migliori. Forse il miglior picchiaduro che sia uscito su questa. Su questa console. Super Bomberman, gran titolone da S. Non saprei dirvi se è da S. Super Tennis, forse il miglior gioco di tennis che hanno fatto per Super Nintendo. Quindi, se non va in A, non mi sento di mettere più giù di A. Tartaruga Ninja 4, Turtles in Time va in A o addirittura in S. Dov'è Super Castlevania 4? Super Mario RPG va in S, Super Mario Kart va in S, Mario Stars non è da S perché Super Castlevania 4 va in S, Super Mario World va in S,
Yoshi Island va in S, questi non possono non essere S, ragazzi. Cioè, sono titoli troppo. Troppo. Terranigma, fantastico. Questo, se rispetta le, se rispecchia le aspettative, potrebbe andare in A. Stuntrace FX va in A o in B perché va in A, non lo metto in S, però quello sarebbe troppo personale per metterlo in S. Secret of Mana va in S, Secret of Nevermore va in A. Zombie Ate My Neighbors. Non lo so. Zombie Ate My Neighbors. UN Squadron, altro gioco incredibile, non vedo l'ora di giocarlo. Sto vedendo se c'è qualcosa. Ultimate. Questo forse potrebbe essere Immortal Kombat che andrà in S. Ultimate Mortal Kombat 3. Wolfenstein 3D. Ma Wizardry 5. Super Nintendo Wizardry ha sofferto un po'. World Heroes 1 e 2 fanno abbastanza cacare. Ok. Allora, diciamo, quello che vi volevo presentare si è visto. Allora. Quindi, Nit of the Round. Knights of the Round, eccolo qui. Allora, intanto qui me lo scaricheggio. Me lo scaricheggio. E adesso devo. Facciamo una cosina. Allora, ragazzi, andiamo un attimino in pausa musicale. Mentre mi preparo un attimo il pranzo e consigliatemi qualcosa su cui fare reaction. Intanto per la pausa musicale è qualcosa che non mi dà copyright però. Qualcosa che non mi dà copyright, qualcosa che non mi dà copyright, qualcosa che non mi dà copyright. No copyright, ecco qua. Un secondino, arrivo subito.
Eccoci qui, no? Non so se fosse un botto o un altro, però vendeva. Ok. Vendeva roba, visualizzazioni, cazzi, e a me non dovete rompere i coglioni. Allora, ragazzi, a cosa reactiamo? Cosa possiamo fare? Una piccola reaction. Tipo, io farei una reaction alla top 100 SNES Games, tipo la top 100 dei migliori giochi del Super Nintendo. Questo bel tipo qua. Mentre ci gustiamo un bel couscous e mais e tonno. Final Fight. Ci sta? Top 100, non lo metterei al centesimo posto. Vediamo cosa ha messo sopra. Ho giocato la versione più PS1 di questo. Uniracers, bello, questo è quello dei monocicli. Onion Knight! Fermate il mondo, c'è Onion Knight! Ma bellissimo! Ma ciao! Ma che bello! Il mio preferito di sempre, Onion Knight, è qui! Sono troppo contento. Sono felice. Ultimate World of Combat 3, comunque. Che bello! Cristo santo! Devo averlo urlato fortissimo. Street Fighter Alpha 2. Merita di stare in classifica. Top Gear. Non l'ho mai giocato, sono usciti tre titoli di Top Gear per Super Nintendo. Sono molto curioso di giocarlo. Avventure di Batman e Robin. Difficile come non so cosa. E boss fight. Turrican ne parlano molto bene, soprattutto versione PC. E non l'ho mai provato su Super Nintendo. Double Dragon è un classico. Super Star Wars non so se lo metterei nella top 100. Non sono d'accordo. Blackthorn mi incuriosisce. Super Bomberman 2, questo ce l'avevo. Cartuccia. Molto carino. Però è Bomberman. Sunset Riders, questa è un'altra conversione arcade. Però se non usi Ermano, Cormano non c'è nessuno. Sparkster è uno di quei giochi che su Mega Drive è venuto meglio. Stunt Race FX, lo adoro questo gioco. L'avranno giocato in 4, ma io lo adoro. Poi il fatto che l'inquadratura sia Maximum Carnage, incredibile. Questo è un beat'em up che non ha senso. Super Tennis. Mi dispiace dirlo, ma con le femmine è più facile. Super Star Wars. Tornerà la Magoscopia, ne parlavo proprio ieri con Cory, l'Orion Knight. Con il Killer Instinct. Le Ultra Combo. Addirittura 82° posto, un po' poco. Morte e ritorno di Superman, mai giocato. Molto curioso, addirittura l'hanno messo sopra a Spider-Man. Pilot Wings è una delle cose che solo Nintendo poteva fare. Un gioco sugli atterraggi. Flashback Quest con Identity mi ricorda Another World. Però su Super Nintendo mi puzza di macchinoso. X-Men Mutant Apocalypse, vabbè, un altro beat'em up. Shadowrun è una roba alla cyberpunk che secondo me su Super Nintendo, se capisci bene il sistema di comandi, è incredibile. Soul Blazer, action RPG. Mi piacciono molto gli action RPG che hanno fatto su Super Nintendo. Vabbè, Madden e Madden. Che poi Madden è un commentatore, è come se noi avessimo fatto i giochi di calcio e li avessimo chiamati Pitzel. Illusion of Gaia, altro action RPG.
Poker Rookie. So che hanno fatto il remake, ve lo conosco. No, non l'ho giocato Flashback. I giochi di auto con i tank control a me piacciono un sacco. No, Jungle Strike è... Jungle Strike puzza, non è nella top 100. Non merita il 70esimo posto. Populous. Gestionale molto particolare. Ricorda un po' Black and White. Out of this world o another world. Questo gioco è un classico per PC. Molto molto bello. Kirby's Avalanche e Poyo Poyo. Non l'avrei messo al 68esimo posto. Questione di quei giochi che piacciono a pezzo. Mega Man X3. La colonna sonora mi sta facendo impazzire. Volo. Charlie Bra- sì. Il Re Leone messo al 66esimo posto. Certo, poi fai il livello Voglio diventare presto re, ne riparliamo. Dai, ragazzi. Shooter, shooter orizzontale. Superstar Soccer, questo è il primo. Se tiravi fuori e colpivi il fotografo reagiva, cioè nel senso che ti faceva male. Fatal Fury 2, molto meglio del primo. Ma si vede già da qua quanto è legnoso. Kirby Dreamland, il platform con protagonista la palla rosa. Joe & Mac, bellissimo solo per l'ambientazione. L'ambientazione di Joe & Mac è bellissima. A me la roba preistoria è bellissima. Aladdin, un gioco che su Mega Drive è molto più giocabile. Vabbè, ok. Dell'NHL. Terzo capitolo di Donkey Kong. Qui non ci sono né Donkey Kong né Diddy Kong, ma c'è Trixie con un altro. Earthworm Jim, meglio su Sega. Ma giocherà meglio su Sega. Alien 3 Caruccio. Alien 3 Caruccio su SNES. Ma come se più cose sono aperte? Vai, ma io penso ci sia o c'è Super Mario World o c'è Link to the Past. Vabbè, Puzzle Bubble, preferisco la versione arcade. Non vedo l'ora che ci sia la giornata del torneo da pezzo. Breath of Fire 2, che è il Breath of Fire che dobbiamo giocare. Addirittura 53esimo posto, mi incuriosisce ancora di più. Breath of Fire purtroppo poi è passato su PlayStation, è diventato una merda. Vabbè, questo è un gioco di baseball. Ghost and Ghost da Ghost and Goblins. Questo dovete giocarlo come se fosse un Souls-like e riuscite a giocarlo. Yoshi's Cookie è l'ultimo gioco uscito per Super Nintendo. Metterò addirittura al 50esimo posto. Vabbè. Super Bomberman. Va bene. Dici che meritava di più? Io non l'avrei messo neanche in top 100. Zombie Ate My Neighborhood. Caruccio. Ah, 254esimo posto per coso? Kirby Superstar, sì. Bellissimo. Piripipipiri, che ti porti anche l'Helper. Harvest Moon, se avete giocato a Stardew Valley, giocate Harvest Moon. Bellissimo. Gradius. Super Ghost and Goblins, sì. Meriterebbe una posizione più alta. Questa è la diatriba. Voi siete più tipi da Demon's Crest, di questo ne dobbiamo parlare. La trilogia sul demone di Ghost and Goblins. Il primo Breath of Fire l'ho giocato. Vedremo se è superiore al secondo. Ivo, Search for Eden, non l'avrei messo così in alto. Imo, ovviamente, in Mumble Opinion. Ogre Battle. Ah, questo è interessante. Questo è un tattico con i tarocchi. Bellissimo. Earthworm Jim 2. Bello, a me Earthworm Jim piace come personaggio. Mi ricorda tanto. Vabbè, poi ne riparliamo. Tartos in Time, la ripercussione dell'arcade. Svantaggio rispetto all'arcade, quasi gioca in due, l'arcade era a 4. Kirby's Dream Course è una serie di minigiochi di Kirby, tra cui c'è il minigolf. UN Squadron, personaggi disegnati divinamente, molto anime, molto belli. Mi ricordano un po' i disegni di Rocky Joe. NBA Jam, ragazzi, bellissimo.
2 contro 2, proprio bello. SimCity, bello SimCity per Super Nintendo. Il platform della 7-Up, Lufia 2. I Lufia non li ho mai giocati, mi mancano. Io vorrei giocare tutti gli RPG, JRPG che ci sono. Metal Warriors, questo riprende un gioco del Super del NES di cui non ricordo il nome, dove controlli un robot e puoi cambiare la gravità. La leggenda del ninja mistico, ho giocato all'arcade. Fa cagare, non l'avrei messo al 30° posto. Mega Man X2. Ah, questi, quindi Mega Man X lo mettono in alto loro. Ok. Sono classisti quelli di questa classifica. Lost Vikings, molto carino, controlli tre vichinghi per in questo platform a enigmi. Di cui ci saranno due capitoli. Wario's Woods, uno degli ultimi che usciti per Super Nintendo. Il primo Donkey Kong Country. Quindi Donkey Kong Country 2 lo troviamo. Cioè, più in alto. Ditemi secondo voi chi c'è al primo posto. Tetris e Dottor Mario. Io non metterei in classifica un qualcosa che trovo su altre piattaforme, quindi io tipo Mario Star non lo metterei. Addirittura al 26° posto un gioco di Star Wars. Ok. Mortal Kombat 2. Yoshi's Island dice al primo posto. Io dico Super Mario World. Contra 3 Alien Wars è bellissimo, ragazzi. Io adoro i Contra. Io dico che al primo posto ci sta Link to the Past o ci sta Super Mario World. The Mafical Quest starring Mickey Mouse. Questo gioco c'è l'estraordinario avventura di Topolino su PS1, ragazzi, che è difficilissimo. Allora, Mario Paint è noto più che per il gioco del Paint, per la parte musicale. Per Castlevania 4, il miglior Castlevania mai fatto. Tolti Metroidvania. Ecco, tipo Super Mario Stars non l'avrei messo in classifica, perché è una remastered dei Super Mario classici, dove c'è The Lost Levels, che è per Super Mario 2. Ed ecco ActRaiser, ragazzi. Questa è la fase di combattimento, insomma, non la parte gestionale. F-Zero, ragazzi. F-Zero da S. Per me è top 10. Super Punch-Out. Super Punch-Out ha un problema, che è uscito Punch-Out, che secondo me è superiore a Super Punch-Out. Solo al 16° posto lo metti? Veramente? Vabbè, questo per me è il primo posto. Tetris Attack. Vabbè, ho capito che ti piacciono i Tetris, amico mio. Non trovo altra spiegazione. Final Fantasy 4, certo. Non potevi fare altrimenti. Earthbound. Allora, ragazzi, quando giocheremo Earthbound, che io l'ho giocato ma non l'ho finito, ho paura. Mega Man X. Questo è il primo livello di Mega Man X. Secret of Mana. Io ho giocato Trials of Mana su PS4, che hanno fatto il remake. È bellissimo il remake di Trials of Mana. E ho anche Secret of Mana. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Questo è un gioco che ti fa capire come fare un RPG semplificato. Siamo in top 10. Star Fox al 9° posto. Manca ancora un bel po' di roba, che se non troviamo qua non è nella top 10. Mario Kart, 8° posto. Certo. Ha dato via un genio. Yoshi's Island è 7°, cignale. Street Fighter 2 Turbo al 6° posto. Interessante scelta. Ora top 5, ragazzi, Super Mario World al 5° posto. Cazzo, Final Fantasy 6 al 1° posto. No, è 4° Final Fantasy 6, attenzione. Quindi c'è ancora Link to the Past. Super Metroid al 3° posto. Certo, ci può stare. Chrono Trigger al 2° posto e Link to the Past al 1°. Ci guardiamo la top 100 della PS1. Non c'è il platform della 7-Up, che era col tizio rosso. Come si chiama il tizio, la pallina rossa? Spot, con Spot protagonista. Figata. Ci guardiamo questi 10 minuti, così io intanto mi riprendo, anche perché mi devo concentrare, perché
C'è il momento speedrun adesso. Anzi, quasi qua. C'è il momento. Sì, no, c'è il momento speedrun. Vediamo un po'. Skull Monkeys. Non l'ho giocato. Secondo me, che cosa c'è al primo posto della PlayStation? Final Doom. Bello. Questa è una bella conversione della versione PC. Bloody Roar, bellissimo. Adoro il 4 per PS2, bellissimo. Questi personaggi che si trasformano in animali. Gli amanti dei furry stanno impazzendo. Rayman, preferisco il 2. Rayman 2 The Great Escape, la prima versione in 3D. Bellissimo, molto cupo. Full Borders 2, io ho giocato al 3. Primo posto Metal Gear. Secondo me no. Secondo me al primo posto c'è Final Fantasy 7. Destruction Derby 2, bellissimo. Bella fisica. O Gran Turismo ci potrebbe essere addirittura. Il Breath of Fire 4. Allora, Breath of Fire dopo la parte SNES è andata calando di qualità. Tant'è che su PS2 uscì Dragon Quartet che faceva schifo. Bushido Blade c'è nella PlayStation 1 mini ed è un po' troppo legnoso come gioco. Vabbè, Hot Shots Golf. Un gioco di golf del cazzo. Nektaris, Military Madness, non so cosa sia. Sembra un Advance Wars fatto per PS1. Medieval 2, certo. Se non c'è. Per l'utente di Pac-Man World, ragazzi, è uscito anche la Remastered. Dovete giocarlo, Pac-Man World. Un platform bellissimo. Legend of the Gaia, sì, ci sta. JRPG su PS1 merita. Crash Bandicoot 2. Avrei messo il primo. Crash Bandicoot è uno che è migliorato con i capitoli successivi. Mega Man 8. Quindi 6 capitoli sul NES. La carta Tony Hawk. Addirittura Tony Hawk secondo me è in top 10. Intelligent Cube. Mai capito questo gioco come funziona. Ma perché non l'ho mai giocato? Se non c'è Silent Bomber mi incazzo. Mr. Driller è bellissimo, ragazzi, come giochino arcade. Okay, Legacy of Kain, molto bello. Mr. Driller c'è una versione simile nell'arcade di Zenless Zone Zero, ZZZ. Vandal Heart, un tactical RPG, ma c'è Final Fantasy Tactics che gli è superiore. È Tetris, ragazzi, inutile che lo rimettete ogni volta in classifica. Oh, Soul Blade. Bello Soul Blade. Inizio di un qualcosa di epico, cioè la saga dei Calibur. Shadow Madness. Interessante Shadow Madness. Copertina che non mi convincerebbe a comprarlo mai. Basta Groove. Questo ne parlavo con Maraishux. Wipeout, il 3. Ragazzi, nella colonna sonora di Wipeout ci sono gli Hi-Fi 65. No, scusa, non gli Hi-Fi 65, i Daft Punk, nel primo. Broken Sword, meglio la versione PC. Bellissima avventura grafica. Vedete che animazioni, che bellezza. Tales of Destiny, i Tales of. C'è anche Fantasia, che è molto valido. Dead or Alive. Preferisco il 2 per PS2. Non so se lo mettere in classifica. Io mi gioco. C'è la. Le disavventure. Disavventure di Trombo. Mi ricorda questo gioco. Sì, è praticamente. Mega Man. È Mega Man in 3. In 3D. Mega Man Legends. Ci siamo dimenticati di una cosa. Metal Gear, Tony Hawk, Parappa the Rapper. Legend of Dragoon, 71esimo. Doppio colpo! Arpione! Dov'è si un Tifa? Dino Crisis, mamma mia. L'uno e il due. L'uno è bellissimo. L'uno. Guarda, guarda qua. Guarda qua! Non so cosa sia Kagero. Non l'ho giocato. Dragon Quest 7, ragazzi. Dragon Quest 5. Ci vogliono 1000.000 ore. Questo gioco è leggenda. Questo Spider-Man per me quando ero ragazzino è leggendario. Wipeout, XL, quindi la versione estesa. Doppio colpo! Arpione! Fear Effect. Io sono più tipo da. Come cazzo si chiama? È uscito solo il 2.
X5, ragazzi. Il cuore. Mega Man X5 è il mio cuore. E poi iniziano a uscire i giochi di wrestling proprio WWF, da SmackDown vs Raw. Ma inizia a uscire poi la roba pesante. Tomb Raider, ragazzi, è riuscita la trilogia, giocatelo, merita. Hanno mantenuto anche alcuni glitch e sono dei trofei. Suikoden 1 e Suikoden 2. JRPG, ragazzi, incredibili. Persona 2, non è il miglior Persona. Persona 3 di altissimo livello. Persona 5, lo sta giocando Tifa, andate a vederlo da lei. R-Type, Delta è carino, mi piace molto di più Final per PS2. Street Fighter Alpha 2, molto meglio del 3, sì. Polymech Rivelli, pace all'anima sua. Questo è uno di quei giochi che poi tornavi indietro e fa le foto. Brave Fencer Musashi al 56° posto. Questo gioco me l'ha fatto scoprire il buon Maraichux. Musashi, lo adoro. Il gioco di Hercules della Disney, molto bello, veramente molto bello. Ci sarà anche Toy Story 2, il gioco alla testa, secondo me tra poco lo vediamo. Breath of Fire 3. Penso che 1 e 2 siano superiori a 3 e 4 di Breath of Fire. Tobal numero 1 e Tobal numero 2 con i design di Akira Toriyama, che ovviamente in 3D adesso non si vedono per un cazzo. Jumping Flash 2 e Jumping Flash 1, questi erano giochi fatti dalla Sony per dimostrare che il 3D si poteva fare. Bellissimo Colin McRae, sì. Io c'avevo Colin McRae Rally 2.0. Buon appetito Metal Zarco. Dopo mangiato torna perché cominciano le speedrun, eh? Parasite Eve, ecco come si chiamava questo gioco di merda che c'ha il sistema Scrub. Si chiama Scrub quello di Abe, Odyssey. Molto carino. Se vi piacciono i giochi enigmi, questo gioco è incredibile. Le puzzette, questo e quell'altro. Tenchu, uno stealth che ti fa incazzare perché è bello tosto. Valkyrie Profile, ragazzi, se non l'avete visto, giocato da Steve Gouki, non siete nessuno. Nibelung Valesti tutta la vita. Abe Odyssey. Ragazzi, questi Abe Odyssey ti fa amare i puzzle, anche se non ti piacciono i puzzle. La sequenza più famosa nella storia dei videogiochi horror, cioè il primo zombie di Resident Evil all'interno della villa. Point Blank. Io ho giocato a Point Blank 2 con la G-Con 45, prestata da un amico, io non l'avevo. Bellissimo. Ridge Racer. La gente adora Ridge Racer, nonostante io come gioco di guida non lo apprezzi particolarmente. Parappa Drapper, 42° posto, cignale, mi dispiace. Kick. Punch. Punch. Driver. Driver... 45° posto Resident Evil, sono curioso. Secondo me perché ci sta il 2 e il 3 che saranno sicuramente più sopra. Super Puzzle Fighter Turbo a me piace moltissimo perché è un puzzle molto carino alla Poyo Poyo, però con il fatto che è un combattimento. Crash Bandicoot messo qui, quindi il terzo gli è superiore. Non ho ancora visto gli Spyro. Spyro 2 ci deve essere per forza. Vagrant Story. Vagrant Story è un action RPG complesso. Lo sta giocando Stevie. Il primo Spyro. Giocate le remasterizzazioni che hanno fatto di Spyro. Per quanto per me questo Spyro così fatto così ha più mordente. Alundra, se volete un Legend of Zelda per PS1, Alundra è la risposta a questa domanda. Topal numero 2. Si nota la miglioria grafica e la fluidità di movimenti è rimasta, con un sistema di prese molto carino. Metal Slug X su PS1 regge incredibilmente bene, perché io Metal Slug X ce l'avevo. Regge incredibilmente bene. Legacy of Kain Soul River, gioco incredibile. Se andate da Cortex ne potete vedere delle belle. Ark The Lead Collection. Io ho giocato ad Ark per PS2. Sarebbe da valutare. Crash Bandicoot 3 World, sì. Dungeons of Pai bellissimo. È vero, su Tobal 2, hai ragione. Pro Skater, eccolo qui, Tony Hawk al 30° posto. Non è ancora uscito un Tekken. Intanto, Klonoa, Door to Phantomville. Vi consiglio tantissimo di giocare ai remake che hanno fatto dei Klonoa, perché Klonoa è questo platform coloratissimo molto bello. Lunar, Sylvester Story Complete, quindi prende i titoli del Super Nintendo.
Tomba o Tombi, come detto in italiano. Tombi 1 e 2. Tombi 1 sta arrivando il remake, del 2 dovremmo aspettare un po'. Medal of Honor, preferisco Underground per PS1. Tombi 2 in 3D è molto meglio secondo me. Strider, Strider 2, Strider 1 era un arcade uscito su Mega Drive se non vado errato. Molto carino, ricorda a tratti Shinobi. Tactics Ogre, diciamo il gioco che più può rivaleggiare. Annunciato anche Remix Oliver 1 e 2. Team Racing, non posso. Dicevo, Tactics Ogre è il vero rivale di Final Fantasy Tactics. Bellissimo Tactics Ogre, è uscito il Reborn. R-Types, quindi un recupero degli R-Type classici, un po' più colorati. Secondo me l'idea di non mantenere i design originali è un po' una sconfitta. Final Fantasy Anthology, nello specifico questo è Final Fantasy 5, che in Europa non era ancora arrivato. Twisted Metal, praticamente dei folli che vengono messi su delle automobili, bellissimo. La risposta della PlayStation a Carmageddon. Ape Escape, molto bello, potete giocarci se avete l'abbonamento premium. Final Fantasy 8, quindi 9 e 7 gli sono superiori in questa classifica. Sarà contento Coril di questa cosa. Tekken 3, solo 17esimo. Tekken 3, solo 17esimo, addirittura. Grandia, un bel gioco di ruolo, un bel JRPG, ma devi entrare nelle meccaniche. Gran Turismo, 15esimo. Quindi il 2 glielo metti sopra. Gran Turismo è killer, il gioco più venduto su PlayStation 1. Secondo, e poi al secondo posto Final Fantasy 7. Star Ocean, bellissimi gli Star Ocean, tranne alcuni capitoli sono andati a fanculo. Year of the Dragon, Spyro 3. Questo è il terzo capitolo. E di Star Ocean vi consiglio Second Story R, che hanno rifatto in 2D HD molto bello. Final Fantasy Tactics, che in remake non so perché non ce lo stanno facendo. Bastardi. Silent Hill, un babbo che cerca la sua figliola. La nebbia qui risponde a un problema che per gestire la grafica su PlayStation 1. Xenogears, un gioco di ruolo tosto, tosto per davvero, molto lungo. Resident Evil 2, esordisce Leon e Ada Wong. Street Fighter Alpha 3, ci abbiamo giocato da pezzo a dicembre. Suikoden 2, questa è la parte iniziale col salto dalla scogliera. Il numero di personaggi che puoi reclutare in Suikoden 2 è infinito. Pro Skater 2 al sesto posto. La gente si è avvicinata ai giochi di skateboard anche se non hanno mai visto delle ruote attaccate a un asse. Chrono Cross addirittura quinto posto, non gliel'avrei dato. Chrono Cross non è nulla rispetto a Chrono Trigger. Mi dispiace dirlo, ma è così. Final Fantasy 9 al quarto posto. Siamo alla top 3, ragazzi, eh. Io dico Gran Turismo 2, Final Fantasy 7. Symphony of the Night, il primo Metroidvania. Quindi non c'è Gran Turismo 2. Final Fantasy 7 al secondo posto e Metal Gear al primo posto. L'hai detta bene, cignale. E beh, amico mio cignale, sappi. Gran Turismo 2, dai, senti che... Allora, Gran Turismo 2 però non c'è nella top 100, io vorrei far notare questo, incredibile. Cignalone, amico mio, l'abbiamo visto perché è il gioco in prima posizione. Io vado a prendere il controller, comincia il momento speedrun con Metal Gear Solid. Silent Hill 2 non si è stato nominato, Parasite Eve 2 non